Forte boato, spogliatoi danneggiati nel cuore della notte, è accaduto nel quartiere Santa Rita a Lanciano con un inconveniente improvviso alla caldaia del campo sportivo di Meco, posta in un vano all'interno dell'ala riservata ad arbitri e calciatori. Forte boato, spogliatoi danneggiati nel cuore della notte, è accaduto nel quartiere Santa Rita di Lanciano con un inconveniente improvviso alla caldaia del campo sportivo di Meco, posta in un vano all'interno dell'ala riservata ad arbitri e calciatori. L'esplosione ha mandato in frantumi la porta del locale, parzialmente danneggiati gli spogliatoi. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area, i carabinieri della locale compagnia, i tecnici comunali. Non erano sinora mai giunte segnalazioni su odori o fughe di gas o altra disfunzione, dunque al momento restano sconosciute le cause, nella certezza che non si è trattato di un atto doloso. Pulizie e manutenzioni delle caldaie sono regolate a norma di legge per tutti gli apparecchi degli impianti sportivi di edifici pubblici e scolastici di proprietà del comune, con controlli eseguiti da ditte incaricate. Per i tempi di ripristino occorreranno circa 10 giorni per tornare così alla normale attività della struttura. Nei prossimi giorni l'assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna conta di ottenere il collaudo del nuovo spogliatoio del Dimeco, che presto sarà dotato di campo sintetico dopo la dismissione dell'Enrico Esposito di Villa delle Rose.